se dobbiamo andare a vedere una barca a motore, stesso discorso, qui le abbiamo appena scoperchiate perché erano sotto la copertura termica, siamo pronti per le prove a mare e sostanzialmente quello che balza all'occhio, che si può vedere, quindi sono delle screpolature nel gelco, quindi delle scheggiature, il gelco è venuto via, un difetto di produzione, di fabbrica, di non adesione, quindi ci sarà da fare un piccolo intervento estetico. Ovviamente siamo in primavera e quindi la barca dovrà fare carena, dovrà fare tutta una serie di lavori. Qui sotto adesso la faremo alzare per vedere meglio. L'altro punto che può balzare all'occhio è magari il consumo degli anodi, lo stato delle eliche, controllate sempre, diciamo, questa zona. Qui abbiamo anche le boccole da rifare, vedete, le abbiamo già marcate, e lo stato degli anodi che possono essere consumati. Guardatevi anche se ci sono perdite, per esempio dalla zona dei flap, questi possono essere poi abbassati per verificare le tenute degli o-ring, e molto importante la matricola per le barche marcate CE, questo dovremo controllare che sia idonea, diciamo, ai documenti, cioè abbiamo la corrispondenza